Buongiorno dall'Orto Botanico di Napoli. Io dovrei parlarvi degli alberi monumentali e non a caso ho scelto l'arboreto come punto di partenza perché è uno dei luoghi più conservati dell'Orto Botanico di Napoli. Analizzando la cartografia storica si vede quasi come più o meno ogni 40 anni l'orto sia cambiato perché col tempo sono cambiati i criteri sistematici. O sono state allestite nuove aree espositive. Per chi conosce l'orto sa che salendo le scale, sulla praticamente sinistra, troviamo l'edificio di biologia, l'ex Dipartimento di Biologia Vegetale, e a destra abbiamo l'arboreto. Ebbene, ci sono delle cartografie della metà dell'Ottocento che mettono in evidenza la presenza in queste due aree di due antiche zone espositive. Quella dove sorge il dipartimento era dedicata alle forme erbacee e la zona dove sorge l'arboreto era proprio dedicata alla coltivazione degli alberi. Quindi quando queste due aree sono cambiate, in realtà gli alberi dell'arboreto, alcuni degli alberi dell'arboreto sono stati conservati. Così per esempio alle mie spalle vedete questi due bellissimi esemplari di Araucaria e a Napoli ce ne sono molti di esemplari monumentali di Araucaria e chi li ha sa bene che c'è un problema legato alla formazione dei coni che sono molto grandi e possono arrecare danno. In realtà quando li hanno piantati, probabilmente più di un secolo fa, non conoscevano bene questa caratteristica. Tra gli alberi vetusti dell'orto botanico c'è inoltre questo bellissimo esemplare di Zelkova carpinifolia. Che appunto è probabilmente qui da 200 anni. Molti di questi alberi sono arrivati probabilmente da semi e piantati dai primi direttori, mi riferisco per esempio a Michele Tenore, a Pasquale. E ovviamente gli alberi hanno una vita media che in alcuni casi può essere abbondantemente superata, però in generale col tempo le parti centrali del legno tendono a subire dei danni, quindi a corrompersi, a corrodersi, e questo può portare ad una perdita di stabilità dell'albero. Così può capitare che dopo un temporale un albero si possa abbattere. Noi in questo caso abbiamo conservato questo esemplare perché in realtà porta con sé del materiale genetico, della storia e inoltre era possibile perché parte dell'apparato radicale è ancora in piena terra e quindi l'albero con le sue riserve ha ripreso la sua attività vegetativa perché vedete che sta germogliando, quindi ha le foglie, è ancora vivo e probabilmente col tempo svilupperà delle branche verticali e permarrà all'interno dell'orto per lungo tempo. Capite bene tuttavia che l'argomento degli alberi è un argomento abbastanza delicato perché soprattutto quando ci troviamo davanti ad esemplari vetusti bisogna appunto fare una valutazione tra quello che è l'importanza dell'albero e diciamo, i rischi che può determinare. Non si potrebbe immaginare per un eccesso di conservazione di chiudere l'intero orto botanico per garantire la sicurezza. Ma d'altro canto è comunque un fattore primario, già che abbiamo moltissimi visitatori all'interno dell'orto botanico, compresi tanti, tanti bambini. E prima di continuare con la passeggiata dedicata agli alberi monumentali, io in realtà alcune riprese le ho fatte in settimana quando c'era un bel sole, però non potevo farvi vedere i colori dell'orto proprio in questi giorni perché con la pioggia sono cadute le foglie e quindi è ancora più evidente il fenomeno del foliage o se vogliamo fogliage. E qui alle mie spalle ci sono i frutti della Magdura pomifera che non è un albero monumentale ma è un albero insolito e questi appunto sarebbero stati la gioia dei bambini che visitano l'orto in questo periodo. Ad ogni modo speriamo comunque di trascorrere una bella festa dell'albero in maniera differente ma sicuramente piacevole. Lo so che cosa state pensando, che siamo fortunati e privilegiati a lavorare all'orto botanico. Speriamo di riaprire presto e di godercelo tutti, così come speriamo di vivere in una città sempre più verde, e perché l'importanza degli alberi è fondamentale per numerosissimi aspetti e alcuni li scopriremo anche passeggiando questa mattina.
Ecco, qui sono vicino ad altri due esemplari monumentali, in questo caso non tanto per ragioni storiche, in quanto appunto non sono alberi molto vecchi, ma per la loro particolarità. Si tratta di due esemplari di cebe speciose. Nell'orto ce ne sono anche degli altri, un altro filare di esemplari, e dove tra l'altro c'è forse anche una delle cebe più alte in Italia. Ebbene, come una cosa molto curiosa appunto è che è fiorita a novembre, quando non è propriamente primavera da noi. In realtà questa è una pianta che cresce in Brasile, in Argentina, quindi dall'altra parte dell'emisfero, e dove le stagioni sono invertite, pertanto è come se avesse conservato una informazione sul periodo di fioritura che prescinde dalle condizioni ambientali, per cui questo esemplare continua a fiorire quando da lui sarebbe appunto primavera. In spagnolo il nome comune di quest'albero è palo borraccio. Perché? Perché il tronco presenta, diciamo, dei rigonfiamenti che possono essere anche molto più spinti, ed è dovuto al fatto che, vivendo in un clima piuttosto arido, utilizza il tronco come riserva di acqua. Ci sono dei particolari tessuti, sono dei parenchimi acquiferi, dove appunto si accumula acqua, e noterete anche la presenza di queste spine, che i botanici chiamano più propriamente emergenze, che servono a proteggere i frutti da eventuali predatori, dove infatti la produzione dei fiori, che qui vediamo corposi, si svilupperanno dei frutti, e quando sono immaturi sono commestibili, per cui gli animali tenderebbero a mangiarli. Inoltre rientra anche nell'ambito delle piante utili, perché i semi sono contenuti all'interno di una bambagia a maturità del frutto, che in effetti è uno strumento di dispersione dei semi. Ebbene, questa bambagia può essere utilizzata anche per fare delle imbottiture dei cuscini, tant'è vero che viene chiamato anche falso capoc, per distinguerlo poi invece dal vero capoc, che è sempre un altro esemplare di ceiba, che invece appunto ha una fibra molto più preziosa di quella del falso capoc, che può essere addirittura utilizzata per produrre dei fili. Una cosa particolare degli alberi che vediamo all'orto botanico è il fatto che molte specie subtropicali crescono anche in ambiente esterno, e questo è dovuto al clima mite di Napoli. Non a caso siamo a novembre ed è una bellissima giornata di sole, si sta tranquillamente in camicia, però ovviamente capita che ci siano degli inverni piuttosto rigidi. Qui per esempio vediamo una serie di rami che partono dalla base, ma non è evidente il fusto principale. E il professore De Luca, precedente direttore dell'orto botanico, che lo ha diretto tra l'altro per oltre 30 anni, ci raccontava che nella gelata del 1956 l'albero principale morì, e soltanto poi nella primavera successiva si svilupparono le nuove branche che stiamo invece guardando ancora oggi. In generale, comunque, un punto di forza dell'orto botanico è proprio la grande presenza di specie esotiche che possono crescere grazie al clima mite di Napoli. Qui vediamo un esemplare storico di uno degli eucalipti dell'orto botanico. Abbiamo una collezione con alcuni esemplari monumentali, tra cui anche una specie particolare che è Eucalyptus camaldulensis. È un eucalipto molto particolare perché? Perché reca nel suo nome scientifico un epiteto che è legato all'antico giardino che sorgeva sulla collina del Vomero, l'Hortus camaldulensis, dove per la prima volta furono descritti questi esemplari di questa specie. Non era nota fino a quel tempo, e in particolare si occupò del riconoscimento sistematico Federico Denard, che era un assistente di Michele Tenore, poi tra l'altro anche divenuto il responsabile di tutte quante le aree verdi della città di Napoli, per cui in effetti nella prima metà dell'Ottocento Denard descrisse per la prima volta partendo da semi, una pianta australiana proprio a Napoli.
Qui vediamo poi l'altro esemplare di ceiba in completa fioritura, mancano le foglie, e questa tra l'altro è una caratteristica tipica di molte piante tropicali che per rendere i fiori visibili agli animali impollinatori tendono appunto a emettere i fiori prima delle foglie, in maniera tale che questi siano più visibili all'interno di fitte foreste. Spesso appunto specie diverse lo fanno in momenti diversi, per cui appunto tutti gli esemplari della medesima specie si colorano in un determinato periodo, diventando quindi facilmente riconoscibili per insetti, uccelli o anche mammiferi impollinatori. Spesso appunto specie di ambiente tropicale possono per esempio essere impollinati anche dai pipistrelli, e in questo caso abbiamo dei fiori sempre molto grandi, con grandi quantità di nettare, perché devono appunto sostenere un mammifero che ha un metabolismo molto alto, e hanno poi degli odori che ricordano quelli della frutta, quindi con un odore molto molto intenso. Qui vediamo anche un altro esemplare di Washingtonia robusta, una palma adattata in effetti a sopravvivere ai tifoni. Quel tronco esile e sottile può fettersi notevolmente senza appunto spezzarsi. E da quest'altro lato invece abbiamo due pini storici. Si tratta di Pinus canariensis, è una specie endemica delle isole Canarie, e vengono chiamati anche pini vestiti perché, se ci fate caso, gli aghi, i rami con gli aghi partono dalla base fino alla sommità dell'albero, e anche se potato può riemettere, diciamo, dei nuovi rami laterali, quindi producendo dei nuovi aghi. I pini canari ci permettono di affrontare discorsi legati all'ambiente e all'ecologia, in quanto le piante contribuiscono alla formazione di un clima in un determinato territorio. Le Canarie sono prive di sorgenti acquifere, ma grazie a intensi boschi, ad ampi boschi di questi alberi, avevano delle proprie sorgenti, perché le nebbie che arrivavano da mare sulle isole Canarie condensavano sugli aghi di pino, le gocce quindi cadevano al suolo, andando quindi a formare delle sorgenti d'acqua sotterranee. Con il disboscamento delle isole Canarie, operato dai vari colonizzatori, tra cui anche gli spagnoli, in pratica le isole si sono molto inaridite. Lo facevano perché all'epoca appunto il legno era un ottimo materiale da costruzione, ma anche perché era un modo per non consentire alle popolazioni locali di espandersi e di permanere su queste isole. Quindi capiamo bene che appunto non sono soltanto delle condizioni abiotiche a determinare il clima, ma anche la presenza di una determinata biocenosi contribuisce appunto alle caratteristiche climatiche di un luogo. Qui vediamo uno degli esemplari di ginkgo biloba all'interno dell'orto botanico. In questo periodo è particolarmente interessante visitare l'orto perché si può osservare un fenomeno che è quello del foliage, ovvero del cambiamento di colore delle foglie, che in seguito appunto all'abbassamento delle temperature subiscono questa variazione di colore. La clorofilla presente nelle foglie denatura e quindi rende visibili gli altri pigmenti, i cosiddetti pigmenti accessori. Qui vediamo il ginkgo biloba che si sta colorando di giallo e tra qualche settimana probabilmente diventerà completamente giallo, con appunto il conseguente abbassamento di temperature. Il ginkgo è una pianta appartenente al gruppo delle gimnosperme, che ha corso in passato il rischio di estinguersi perché ha i sessi separati, e in natura era quasi scomparsa e veniva coltivata soltanto intorno ai monasteri buddisti, proprio per questa sua capacità di cambiare colore, quindi di passare dal verde brillante al giallo intenso. Tuttavia preferivano coltivare soltanto i maschi per una ragione, e per mostrarvela io mi sono spostato. Questo è un altro esemplare di ginkgo che ha una particolarità: è un esemplare maschio su cui però è innestato un ramo femminile, quello che vedete sulla destra, quindi la branca più giovane. Ebbene, in questo periodo sono caduti, li vediamo al suolo, questi che vedete sono dei semi di ginkgo che hanno un tegumento esterno morbido, e quando il seme cade al suolo ha un cattivissimo odore, e questa è la ragione per cui si preferiva coltivare soltanto gli individui di sesso maschile. Gli orti botanici tuttavia avviarono una ricerca, quindi ritrovarono i pochi esemplari femminili
e di conseguenza si riuscì quindi a produrre nuovamente semi di questa specie. E gli orti fanno normalmente questo tipo di operazione perché, appunto, diciamo, tra gli obiettivi c'è anche quello della conservazione ex situ, cioè di conservare una specie scomparsa in ambiente naturale all'interno degli orti botanici per poi provare a reintrodurla qualora, appunto, fossero ripristinate le condizioni idonee a quella pianta. E noi nell'orto abbiamo per esempio un esemplare che ha una branca di sesso femminile, così da riuscire a produrre una piccola quantità di semi. Per chi volesse, un bellissimo esemplare di ginkgo di sesso femminile si trova proprio a via Mezzocannone, via Mezzocannone 16, uno dei cortili del complesso universitario dell'Università di Napoli Federico II, dove c'è appunto questo bellissimo esemplare monumentale e storico di ginkgo femmina. L'Orto Botanico di Napoli nel tempo ha organizzato delle collezioni botaniche di particolare pregio. Qui vediamo degli esemplari di cicas e sotto questa serra temporanea che costruiamo, allestiamo durante l'inverno, ci sono ancora altri esemplari del gruppo delle cicadee. Vediamo, riconosciamo forme e colori differenti dalla comune cicas. Si tratta di un gruppo di piante molto antico, formavano le foreste insieme al ginkgo in cui letteralmente vivevano i dinosauri. E l'orto, pensate, ha in serra una delle collezioni più complete di questo gruppo di piante, per cui generalmente riceviamo visitatori dall'estero che vengono appunto a studiare tutto quanto il raggruppamento senza dover fare il giro dei continenti. Le cicadee crescono in differenti regioni del pianeta, generalmente poco accessibili perché situate in aree remote e talvolta anche in aree che hanno delle situazioni critiche da un punto di vista politico e sociale. Oggigiorno un ricercatore, quando individua una nuova popolazione o una nuova specie, omette le coordinate geografiche perché altrimenti andrebbe a fomentare una raccolta indiscriminata in natura per il mercato nero, molto fiorente per questo gruppo di piante, e quindi al fine di evitarne la scomparsa in natura. L'esemplare che vedete è un bellissimo esemplare di cicas revoluta, monumentale, scomparso negli anni 50 dall'orto botanico per poi riapparire nei giardini del comune e quindi poi nuovamente tornare all'orto. Ebbene, questo esemplare fu donato dalla regina Maria Carolina, moglie di Gioacchino Murat, a tenore in segno di gratitudine, in quanto lei aveva dedicato il viale d'ingresso proprio alla regina, e quindi vedete che la storia degli esemplari monumentali dell'orto botanico in effetti va a ricalcare quella che era la storia di Napoli in quel periodo. E le cicas si riproducono sia attraverso i semi, e anche queste sono piante a sesso separate, quindi con esemplari femminili e questa è una femmina, e ovviamente sono, poi non devono mancare gli esemplari di sesso maschile, come questo che vediamo. E qui vedete per esempio un cono maschile ormai rinsecchito. Per chi ha le cicas sul giardino si accorgerà che è molto differente, appunto, diciamo, dal cono tipico delle cicas, che per lo più sono prevalentemente esemplari di sesso femminile. Questo perché in natura sono molto più abbondanti le femmine e quindi quando venivano commercializzate era molto probabile che arrivassero delle piante di sesso femminile in commercio. E tra l'altro
venivano inizialmente moltiplicate per moltiplicazione vegetativa. Sul tronco dell'esemplare monumentale, infatti, vedete che ci sono dei polloni laterali, come se fossero delle ramificazioni. Staccando questi polloni è possibile produrre dei cloni della pianta madre. Noi, per esempio, l'abbiamo fatto anche per questo esemplare e stiamo continuando a farlo, cioè negli anni stiamo togliendo polloni, anche perché la presenza eccessiva di polloni potrebbe danneggiare l'apice principale della pianta. E tuttavia, appunto, diciamo, ciascun pollone, essendo un esemplare monumentale, perché un clone di questo esemplare, viene etichettato in maniera appunto adeguata, così che anche se malauguratamente l'esemplare principale dovesse sparire, noi avremmo esattamente delle copie geneticamente identiche di questo di questa cicas. Sempre a proposito di foliage, qui c'è un altro bellissimo esemplare monumentale dell'orto botanico, che è una Parrhopsia persica, appunto una pianta che arriva da quella che è l'antica Persia, e in questo periodo si colora di questo rosso brillante. Viene chiamato anche albero pagoda perché i rami sono particolari, raggiungono infatti il terreno creando una vera e propria cupola, quindi sono alberi che, per esempio, nella progettazione dei giardini hanno una particolare valenza proprio per l'effetto che riescono a riprodurre. E in effetti tutti gli alberi che mostrano questa variazione nella colorazione delle foglie devono questa caratteristica al fatto che vivono in regioni che sono soggette appunto alla stagionalità, per cui quando arriva la stagione avversa la pianta appunto entra in una fase di riposo e di conseguenza la clorofilla denatura e diciamo rendendo visibili quei pigmenti che normalmente sono all'interno delle foglie, i cosiddetti pigmenti accessori, che poi danno queste intense colorazioni del giallo o del rosso che potete vedere bene su questa foglia. I pigmenti fotosintetici tendono appunto a massimizzare la fotosintesi, ampliando lo spettro di assorbimento delle foglie in regioni un po' più larghe del rosso e del blu, che sono le due lunghezze d'onda utilizzate proprio nel processo della fotosintesi. Il verde invece è una lunghezza d'onda che le piante non utilizzano e che di fatto riflettono. Questa riflessione fa sì che noi vediamo le piante verdi, perché appunto arriva ai nostri occhi e ci dà questa indicazione. In realtà le piante riflettono moltissimo nell'infrarosso termico, che è una radiazione che i nostri occhi non vedono, ma che tende generalmente a surriscaldare il tessuto fotosintetico, inattivandolo. Per cui normalmente, appunto, diciamo, se vedessimo, grazie a particolari sensori, lo spettro di riflessione dell'infrarosso, noteremmo un notevole picco. E questo, diciamo, ci sottolinea l'importanza degli alberi all'interno degli ambienti urbani, perché si comportano come dei veri e propri refrigeratori, quindi diciamo riflettono il calore e quindi raffrescando l'ambiente circostante. Questa è una caratteristica da tenere in conto. Pensate che ci sono degli studi che hanno messo in evidenza che incrementando dell'1% le alberature stradali si può avere un abbattimento delle temperature da 1 a 7 gradi, quindi un abbattimento significativo che può, per esempio, diciamo, prevenire patologie o comunque, per esempio, colpi di calore, facilitare per esempio la vita a persone anziane che vivono in ambienti urbani, che quindi magari possono uscire non necessariamente nelle prime ore o a tarda sera, ma anche durante la giornata, essendo appunto l'ambiente più fresco. Come vi dicevo, l'orto botanico è un vero e proprio museo vivente, ed una tra le aree più interessanti dell'orto botanico è quella che state vedendo, l'area delle gimnosperme, in cui ci sono numerosi alberi e appartenenti appunto al gruppo delle gimnosperme, cioè diciamo delle conifere per intenderci. Anche in questo caso notate che, sebbene queste piante siano appunto imparentate fra loro, hanno dei comportamenti diversi. Qui vediamo varie tonalità di colore, alcuni appunto che stanno entrando in una fase di riposo, perché le conifere si sono evolute in diverse parti del pianeta, per cui i nostri pini conservano le foglie perché si sono adattati in un clima arido e freddo, ma le specie che si sono evolute in ambienti più caldi possono aver mantenuto delle foglie larghe, come nel caso del ginkgo biloba, o comunque addirittura essere delle caducifoglie, come nel caso di questi bellissimi esemplari di Metasequoia glyptostroboides, che appartengono appunto al gruppo delle sequoie, sono per dire delle sequoie asiatiche, e sono appunto tra gli alberi più grandi sul pianeta. Le sequoie raggiungono i 138 metri di altezza e di fatto appunto sono tra le specie più alte
seguite poi dagli eucalipti che possono raggiungere in Australia i 100 metri. Lì i gimnosperme sono ancora in questo caso un gruppo relitto di piante, perché si sono evolute prima delle piante a fiore, non a caso si riproducono attraverso i coni, no? Le pigne, quelle che vengono messe nel cammino in inverno, e successivamente poi comparvero le piante a fiore che hanno un po' soppiantato le gimnosperme. Oggi il 98% delle piante, il 95% è costituito da angiosperme, quindi da piante a fiore, e le gimnosperme sono pochissime in termini di numero di specie, sebbene però ancora ecologicamente importanti, tant'è vero che ci sono i boschi del Nord America, i boschi della Russia, che sono costituiti da conifere, sebbene appunto con un numero limitato di specie. E in realtà un orto botanico mette in coltivazione quelli che saranno anche gli esemplari monumentali del futuro. Qui davanti a me c'è un giovane esemplare che è stato scoperto negli anni 80, in quanto si conosceva soltanto allo stato fossile. Poi improvvisamente in un parco in Australia, nel Wollemi Park, ci si rese conto che c'era una specie nuova mai vista prima, e si scoprì che era appunto un esemplare vivente dei fossili conosciuti. Si chiama Wollemia nobilis, Wollemia appunto diciamo dal Wollemi Park, e nobilis appunto diciamo è una dedica a forestale che scoprì, che aveva appunto come cognome Nobel. Questa pensate che noi l'abbiamo introdotta nel 2007, misurava pochissimi centimetri, alta 15 centimetri, vedete che sta crescendo e quindi sarà probabilmente tra 20 o 30 anni uno dei futuri esemplari monumentali dell'orto botanico. Un altro esemplare monumentale a cui l'orto è molto legato è questo che vedete. Spesso viene confuso per un grande salice piangente proprio per la disposizione diciamo dei rami patenti, quindi che sono rivolti verso il basso. In realtà appunto è una gimnosperma e noi la continuiamo a chiamare, sebbene abbia cambiato nome, come Taxodium mucronatum, perché in realtà questo è il primo nome, uno dei primi nomi con cui fu identificata la specie, proprio ad opera di Michele Tenore, che appunto agli inizi dell'Ottocento descriveva piante esotiche, perché appunto questa è una specie che vive in Messico. E a Oaxaca c'è un esemplare monumentale e sotto appunto c'è una dedica che ricorda proprio il professore Michele Tenore, che aveva identificato questa pianta. In realtà all'epoca i sistemi di comunicazione non erano efficaci come quelli di oggi, per cui poteva capitare che studiosi differenti dessero nomi diversi ad una medesima specie. È quello che è cambiato un pochino con il Taxodium, per cui poi ha cambiato di nome, però noi continuiamo a chiamarlo appunto Taxodium mucronatum. Tra l'altro, non so se riuscite a vederle, si vedono sia dei piccoli grappoli che sono praticamente i coni maschili di questa pianta, e poi si vedono con una forma sferica i coni femminili, quindi abbiamo i sessi separati ma sulla stessa specie, sullo stesso individuo. Normalmente appunto i coni femminili sono un pochino più arretrati rispetto ai coni maschili, così che il polline possa allontanarsi e quindi andare ad impollinare altri esemplari. Ecco, questi sono dei coni maschili, e poi appunto in posizione più arretrata per ricevere il polline di alberi differenti e quindi favorire l'impollinazione incrociata dei coni femminili. A volte può capitare anche che la maturazione dei coni avvenga in periodi differenti, per cui un esemplare libera prima il polline e poi appunto quando avrà completato questo suo ciclo renderà maturi i coni femminili, così da poter ricevere il polline provenienti da altri esemplari che normalmente appunto diciamo, possono essere leggermente sfasati in queste due fasi. Qui invece c'è un altro esemplare interessante. In questo momento è in fase vegetativa terminale, quindi tra un po' andrà a riposo. In primavera quest'anno ci ha regalato una bellissima fioritura, è noto come albero del corallo ed è una eritrina caffra, una specie sudafricana.
Si può dire quasi che Napoli sia l'area, il limite settentrionale di distribuzione di questa specie, perché normalmente anche un inverno mite può causare dei danni e quindi ritardando la fioritura, però quando l'inverno è abbastanza mite ci regala poi queste bellissime fioriture primaverili. Chi a Napoli ha visitato per esempio la Villa Comunale, oppure per esempio la Floridiana, ma anche per esempio c'è un bellissimo esemplare a Piazza Mazzini, può probabilmente aver visto questo albero appunto in piena fioritura. È uno spettacolo perché appunto i fiori sono di un rosso appariscente ed emergono appunto prima delle foglie, quindi rendendo quest'albero particolarmente visibile agli impollinatori ed anche appunto agli occhi dell'uomo che è sempre attento a ricercare la bellezza. E in conclusione c'è un albero, o per meglio dire un gruppo di alberi, di cui non potevo non parlarvi. Si tratta di una quercia tipica di ambiente mediterraneo, Quercus ilex, ma la sua particolarità è il fatto che cresce in questo luogo prima ancora della nascita dell'orto botanico. Quando infatti i Borbone, perché l'orto ha è un progetto di natura borbonica, sebbene poi sia a firma diciamo dei francesi, quando i Borbone identificarono i terreni su cui doveva nascere questo grandioso orto botanico, qui crescevano appunto, c'era un bosco di lecci, perché all'epoca si utilizzava la legna come materiale da combustione e le ghiande potevano essere utilizzate come foraggio per i maiali. Quindi furono rimossi moltissimi esemplari, ma ne furono conservati alcuni, come questa. Infatti sono più branchie perché originariamente era possibile che fosse un bosco ceduo di leccio, ovvero venivano gli alberi venivano tagliati quando erano ancora non molto grandi, in maniera tale che erano anche più maneggevoli da utilizzare, il legno era più facile diciamo da sollevare, e quindi poi siccome il leccio, che è una quercia adattata agli incendi boschivi, ha una notevole capacità di ricacciare dal basso, un po' come la ceresia, la ceba speciosa che abbiamo visto prima, quindi formava dei nuovi getti che potevano essere gestiti, appunto il cosiddetto bosco ceduo. Ovviamente in 200 anni la ceppaia si è trasformata in un gruppo di alberi vetusti che probabilmente hanno oltre 200 anni, forse potrebbero avere anche un 300 anni.